chiederò qui di verificare se nel caso di Ansaldi si possa affermare che attraverso le sue immagini egli ottenga di sottrarre l'anima ai suoi soggetti, per almeno tre motivi. Uno, che la fotografia rubi l'anima, non se la bevono più nemmeno i seguaci di Padre Pio. Due, pochi dei fotografati di Ansaldi, di quelli che conosco io almeno, hanno l'anima. Tre, laddove l'avessero, Ansaldi non gliela ruberebbe perché non saprebbe che cosa farsene. Buonasera. Quella è una persona che sta pensando una cosa in quel momento. Non è una fotografia. È una persona. Ci sono questi fotografi, va benissimo perché lo so che lo fanno con spirito non malevolo, ma si mettono lì là con la macchina, spesso hai in mente l'obiettivo pure, no? Così spiano proprio dal buco della serratura e aspettano che qualche vecchietta magari inciampi la corrispondenza per riprendere, dice, ma ho preso la vecchietta che stava cadendo, non fa ridere, ma vaffanculo, scusate, e che cazzo, a me fa pena, non fa ridere. Imparate prima di tutto a fotografare senza macchina. Io adesso voi non vi vedo, non vi posso fotografare, lei l'ho già fotografata 50 volte stasera. Lui poco perché fa senso. No, scherzo, no, Paolo, benissimo così però. Bell'amore, bell'amore, bella vita e bel colore, bell'amore. Eppure, in questa notte di eterna attesa, Maria, mi verrebbe da dirti una cosa. Fra le tue gambe c'è una rosa e fra i suoi petali di carne e di velluto all'ultimo secondo dell'ultimo minuto c'è il figlio che vorremmo e che sempre ci ha spaventato. Sai che ti dico? All'ultimo minuto dell'ultimo secondo un figlio questa notte noi lo chiamiamo al mondo. Cioè lui sentiva Let It Be mentre timbrava 400 sterline al mese, metteva i timbri sulle buste e tanto sentiva Let It Be, magari la radio, spingete quella cazzo di radio, ma vi rendete conto? Cartier Bresson va in casa, aspetta, la mette, va in casa sua, alla macchina fotografica, pronta, lui la tiene pronta, no? C'ha anche il dito pronto per scattare, tac, due scatti, pronto così. Suona il cadrin, non so se c'era il citò, chi è? Sono Bresson per la foto, vuoi venire? Sì, vabbè, come on, se vuoi venire, come dice, come parlava da qui? Ah, oui, venire, chi è? Dice il marito, è quello, è il fotografo della revue, della magazine. Francese non mi ci metto, sai, lascio perdere, ok? Tu mi hai detto parla un po' il francese che sei carino quando parli francese. Finché dar, va bene, ma poi il resto, ok. Vabbè, viene su, lui va su, ok? Gli aprono la porta, metti, gli aprono la porta, lui prende la macchina e scatta. Così. Basta, lui sapeva che la foto l'aveva fatta, il servizio ce l'aveva. Hanno preso dei quanti. Quanti ne hanno presi? Non so neanche cosa sono i quali, sono piccoli, ne avevano presi tanti. Dai, che difficile. Ora, qua c'è una scatoletta, no? Una scatoletta. Qua c'è una macchina, spara quanti? Dai. Qua ci metto un muretto piccolo, perché quanti sono piccoli? Piccoli dell'atomo, pensate a questo muretto. Piccolo, 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 un po' come quello dei puffi che ci sbattevano la testa, più piccolo, perché i puffi sono più grandi dei quanti, perché nei puffi ci sono un sacco di quanti. Quando è entrata sua mamma e ha portato un piattino con due fichi, ha posato lì quel piattino con i due fichi e solo la vista di sua mamma e dei fichi lui si è trasformato ed è diventato quasi un bambino. Cioè, sono bastati quei due fichi e tutto in lui è diventato fico. In questo nostro grande emporio, il verso giusto è il verso alla rovescia. Confesso dunque che in questo casino ci sta in segreto un ordine divino. La provvidenza che ci assetta tanto sarà di pietra ma è filosofale e dentro avrà tanta filosofia da darci alla rovescia l'alchimia.
Teresa Galantini alla voce, Paolo Ballardini un guitar, Giuliano Galletta, non sono l'unico responsabile, c'è anche lui. Grazie alla collega, amica, fotografa Francesca Gazzolo che è stata alla regia video, però si è goduta la serata anche lei, e grazie a voi di essere venuti, vediamo presto. Gianni Ansaldi. Buona luce.